le cose verissime. Le cose verissime. Le cose verissime. Ciao amici, benvenuti sul mio canale di misteri, Cose Verissime. Basta. Di recente mi sono appassionato ad una serie TV molto vicina al mio operato, anzi, quasi ispiratoria su alcuni versi. La serie di cui vi sto parlando annovera una squadra di indagatori di eccezione, formata da un ragazzo di bella presenza, un giovane scapestrato e due ragazze, che assieme ad un cane molto arguto scovano misteri pazzeschi e portano alla luce misfatti ai danni di ignari. Sì, Scooby-Doo, vera figata. Un mantra per me. Divoro ogni puntata fino all'immancabile sessione masturbatoria dinanzi al fermo immagine di Vilma, la occhialuta intelligentissima e molto fascinosa indagatrice del mistero. Ho deciso di aggiungere al mio team anch'io un alano parlante, in modo da rendere ancora più avvincente ogni episodio sul mio canale. Vi presento Gaetano. Saluta Gaetano! Gaetano! Questa falange era necessaria per le mie attività di prestidigitazione durante i cenoni di Capodanno in famiglia. Vado a medicarmi. Ecco il filmato da pelle d'oca di oggi. Figa, che male. Eccoci, sei pronta Priscilla? Hai indossato il costume da cosplayer Vilma che ti ho racimolato. Questa parrucca puzza di vecchio. E lo so, era di mia nonna Geltrudina, una gran donna, strappata troppo presto all'affetto della famiglia. Che schifo. Allora Gaetano, sei pronto per l'indagine di oggi? Buono Gaetano! Secondo me il tuo alano non ti ama. Per forza, non è mio, l'ho preso al canile, faceva i combattimenti clandestini. Basta Gaetano, cuccia! L'alano Gaetano è molto feroce, non assomiglia a Scooby-Doo. Basta Priscilla, poche considerazioni non richieste. Forza, che oggi si indaga sul mistero del mostro del laghetto di Ceriano. Ma questo è un laghetto di pesca artificiale. Secondo me non ci sono mostri. Che palle! Ti ho chiesto un parere, Priscilla! Gaetano! Ho forse chiesto un parere a Priscilla! Gaetano, buono! Gaetano! Vabbè, ma secondo me questo cane non è addomesticabile. Taci, Priscilla! E filmami mentre mi addentro nella boscaglia sulle rive del laghetto Pesca di Ceriano, dove alcuni ragazzi che fumano le canne hanno asserito di aver visto un mostro uscire a pelo dell'acqua. Una creatura chissà di quale mondo, o magari sfuggita all'estinzione come Nessie di Loch Ness. Gaetano sta cagando sul tuo zaino. No Gaetano, lo zaino Seven no, cazzo! Buono! Gaetano no! No Gaetano! Caga! Tranquillo! Che male cazzo! Stai sanguinando! Lo so! Lo so! Sì, basta, ho capito! Ho capito, basta. Zitta Priscilla, hai sentito? E tu Gaetano, hai sentito? Ma i cani non parlano. Zitta Priscilla, cazzo! Rovini il mood della serie. Posso levare la parrucca? Credo ci siano delle bestie dentro. Mi gratto. Purtroppo nonna Gertrudina è stata ritrovata divorata dai suoi gatti dopo sei mesi. Era rimasta solo la parrucca. Diciamo che non gli ho dato proprio una lavata. Sbocco, ma nessuno l'andava a trovare? Ci ho provato più volte, ma non ci aveva piacere. Mi chiamava grasso pazzo. Ok. Ecco Priscilla, qualcosa si è mosso dietro le foglie. Inquadra al pelo dell'acqua.
eccolo! Il mostro di Ceriano Laghetto. Ma dici le carpe che mangiano gli insetti sul pelo dell'acqua? Zitta! Era palesemente la schiena di un'enorme bestia che risaliva per prendere aria. Ma cazzo! No. Oh, porco! Muchela! Mi fai scappare i pesci di... Zitto! Scusi, buon uomo. Lei ha visto il mostro. Ma chi sei, rompicoglioni? Siete dei pescatori? No. Siete iscritti? No. Chi cazzo siete? Siamo indagatori del paranormale. Oh, porca... Il tuo cane mi ha rubato il pesce! Ti... Vieni qua! Vieni qua, il mio pesce! Gaetano, per cortesia, molla il pesce del signore! Mollalo! No, buono, Gaetano, no, buono! Ma il cane del ciccione, se per così aggressivo! No, Gaetano non è il suo cane, è un trovatello! Ello? Figa, è un vitello, altro che Ello! Cos'è, un tattachini? Sì, è un po' grossino! Gaetano! Signorina, le stanno scendendo dei cagnotti dalla parrucca! Le scoscia se li raccolgo per lei! No, no, tenga, le do la parrucca! Parrucca intera. Ah, grazie. Così magari prendo altro pesce. Per il suo amico mi sa che è meglio che chiama la protezione animale. La mano, Gaetano, no! La mano non lascia, la Gaetano! La mano no! Eccoci, amici. Scusate le garze, ma il mio ex aiutante Gaetano, pace all'anima sua, ha avuto la meglio nella colluttazione. E Priscilla ha prontamente chiamato la protezione animale. No. Abbiamo dovuto abbatterlo dopo una battuta di caccia di 2 ore nei boschi per recuperare la mia mano destra. Figa che ferocia! Comunque, caso chiuso, a Ceriano non c'è un cazzo. Purtroppo il mio sogno di suonare la chitarra è svanita nell'intestino tenue di Gaetano, con la mia falangetta dell'anulare della mano sinistra. Riposa in pace, Gaetano. Se vi è piaciuto il video, mettete like al canale e non perdete il prossimo video, dove mi farò ipnotizzare per baciare con la lingua mio cugino Thomas, che porta i tacchi. La scoperta è... Le cose verissime.